Grande fratello VIP, Luca Onestini non è gay, parla Giulia Latini. Luca Onestini gay, l'accusa contro il concorrente del GF VIP. Giulia Latini lo difende. Le accuse avanzate da Nina Morì contro Luca Onestini al Grande Fratello VIP non sono state digerite da Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza infatti attraverso una diretta su Instagram ha esordito affermando che le parole dell'ex di Fabrizio Corona sono state per lei un gesto squallido, ma non ha voluto commentare la persona che ha scritto quelle cose, ma soltanto le parole che ha letto precedentemente su Twitter. Inoltre, prima di esprimere il suo pensiero, Giulia ha dichiarato che se Luca fosse stato veramente gay, lui non avrebbe avuto nessun problema a fare outing, in quanto è un ragazzo dalla mentalità molto aperta. La Latini ha quindi sottolineato quanto segue: vi posso garantire che Luca non è gay, almeno per come l'ho conosciuto io. Insomma, chi meglio di lei può smentire questo gossip che ha condiviso insieme a Luca numerose settimane insieme anche in modo molto intimo. Inoltre, Giulia ha anche parlato del suo attuale rapporto con il Delfino, rivelando cosa prova veramente per lui. Giulia Latini difende Luca Onestini dopo l'accusa al Grande Fratello VIP. Giulia Latini ha infatti risposto ad una domanda di una fan, la quale le ha chiesto se provasse ancora qualcosa per Luca Onestini, che ormai è rinchiuso all'interno della casa del Grande Fratello VIP da più di un mese. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso che si sente ancora molto legata a lui, anche se durante una recente intervista avvenuta a Domenica Live da Barbara D'Urso ha specificato di non amarlo più, in quanto aveva avuto la sua possibilità di sceglierla, ma aveva preferito Soleil. La Latini ha poi aggiunto sempre durante la diretta che non permette a nessuno di mandare queste frecciatine al veleno, che potrebbero intaccare anche la veridicità del suo percorso vissuto all'interno del talent show di Maria De Filippi. Giulia ha infatti infine sottolineato che ciò che hanno condiviso lei e Luca è stato vissuto tutto con estrema sincerità, e se lui fosse stato veramente omosessuale non sarebbe accaduto nulla.